Buongiorno a tutti, oggi vi facciamo vedere questo gioco dell'Alice che si chiama Magnetic Toys. Sono costruzioni magnetiche, ce ne sono di svariate marche e tipologie, però volevamo farvelo vedere perché è veramente un gioco versatile. Fai vedere, Alice. Intanto sono questi pezzettoni. Questo kit base c'è soltanto quadrati e triangoli. Diciamo che è un gioco vietato ai bambini sotto 3 anni, però c'è da dire che sì, amore, te fai vedere una costruzione, vai. C'è da dire che per una bambina come l'Emma, che ha un anno, non sembrano per niente pericolosi, a meno che appunto non si riesca a aprirli, ma suonano, ti piacciono perché sono molto colorati e hanno delle calamite in ogni lato e permettono di fare costruzioni sia in 2 dimensioni, a volte lì ci fa i soli, sia in 3 dimensioni. Ad esempio, adesso l'Alice. Cosa stai facendo, Alice? Sta facendo un casolare. Alice sta facendo un casolare con il tetto. Si possono fare cubi, insomma, piramidi e poi tutta una serie. Qui ci sono tutta una serie di costruzioni, lo scivolo, questo solido, questa girella, tutta una serie di costruzioni, un razzo. Però c'è da dire che questo kit, ora non so di quanti pezzi è composto perché non c'è scritto, è molto scarno, non basta per fare tutte le costruzioni. Anche sul foglietto, diciamo, anche se non ci sono grosse istruzioni. Comunque, si voleva far vedere perché questo gioco intanto è molto portatile, nel senso che è piccolo, i pezzi però sono abbastanza grandi, quindi è un ottimo gioco da portare in viaggio perché è piccolo, leggero e poi anche se viene scaricato, bellissimo amore, viene scaricato in giro, però si recupera tutto facilmente e poi si mette anche a posto. Anche metterlo a posto è divertente, vero? Fai vedere come lo rimetti a posto perché sono magnetiche appunto le costruzioni. Detto questo, ce ne sono tante di costruzioni magnetiche, ci sono anche quelle, come si chiama, coi pallini e le stanghette, però sono più piccole, cioè, magari sono adatte. Guarda, a queste qua sono con l'ombrello. Sì, invece queste sono proprio adatte ai bambini piccoli perché sono grandi, maneggevoli e inizialmente faranno costruzioni in 2D. Fai vedere il sole, amore. Sì, e poi cominceranno appunto a costruire in 3D, sviluppando anche questa dimensione, diciamo, dello spazio. E qui insomma molto consigliato, a noi ci è piaciuto molto, piace anche a Lemma, anche se ora si diverte a lanciarlo, ma insomma anche Lemma fa stacca attacca, perché in realtà piace anche a me. Infatti era comincerò a costruire un cubo. No, guardate l'Alice, no, è troppo bello questo gioco. Insomma, queste erano le costruzioni magnetiche. Alla prossima, ti piace? Sì. Piace. Bene, piace.